Grazie. Allora, adesso la parola a due giuristi. Allora, intanto il professor Paolo Maddalena, che è vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. Il suo argomento è l'agroecologia nel contesto costituzionale ed economico finanziario. Ecco, Maddalena è noto ambientalista da sempre, era uno dei giudici su cui il mondo ambientale ha molto puntato ed è stato sempre molto riconoscente. Ce ne sono alcuni dei giudici che si sono occupati in particolare di ambiente e quindi la sua testimonianza è una testimonianza importante. Grazie. Un quarto d'ora, pensiamo, ce la dovremmo fare tutti. Ognuno di noi avrebbe fino alle 6:30, avrebbe bisogno di settimane e settimane. Ringrazio molto Giuseppe Altieri per avermi invitato e la signora che ha avuto un'idea, lo so adesso perché è un'idea molto brillante. Oggi siamo stati sottoposti a un tour de force, quelle quali è sempre abituato Giuseppe, che con la sua forza ha combinato tutti noi. In questo momento siamo tutti un po' stanchi. Comunque cercherò di compendiare il mio pensiero in concetti essenziali, il più possibile essenziali. Io ho l'impressione che da questo convegno esca fuori con forza l'idea che, come dice Papa Francesco, nostra madre terra ha in sé tutte le qualità positive, incluso la bellezza, l'armonia, l'equilibrio. Dico questo perché la parola equilibrio è molto importante per il giurista, per niente in diritto si parla di equità, equitas. Ma comunque sappiamo bene che la legge universale è quello dell'equilibrio. L'umanità ha rotto tutti gli equilibri. Questa madre terra piange sotto i colpi che abbiamo ricevuto, che anche essa, che ella ha ricevuto. E, tanto per sottolineare solo qualche carattere che è emerso forte in questa discussione, è che nella madre terra esistono due concetti fondamentali, la varietà biologica, ma anche la varietà, abbiamo detto stamattina, dei territori, delle popolazioni, così via dicendo, da mantenere, e una interdipendenza tra le varie parti, per cui ogni organismo va posto in relazione all'insieme e l'uomo è posto in relazione all'ambiente che lo circonda. E allora si può concludere su questo punto. Compare Francesco, occorre una conversione ecologica, cioè dire occorre porsi nei confronti della natura in una posizione di apertura, di interscambio e cogliere la natura nel suo primo aspetto, che è quello della bellezza, ma anche in tutte le altre esigenze, perché Papa Francesco nell'enciclica cita anche quella parte della Genesi dove si dice che l'uomo soggioga la terra, ma si dice, questo va inteso nel senso, dice Papa Francesco, di una tremenda responsabilità, perché l'uomo, avendo più degli altri esseri viventi, intelletto e cuore, ha il dovere di aiutare gli altri esseri viventi che intelletto e cuore, non cuore sicuramente ce l'hanno, che intelletto come noi non hanno. Vuole dire per gli animali, perché avere un cagnolino so bene che cosa significa maltrattare gli animali. Gli animali hanno una loro psicologia molto simile alla nostra e penso che tutti quelli che fanno un'esperienza del genere poi stentino dopo a non essere vegetariani come sono io. Questo mi pare doveroso dire. Allora, se la Terra si trova in queste terribili condizioni,
la domanda è cosa possiamo fare, perché abbiamo visto una quantità di leggi. Abbiamo anche sentito nel sottofondo che esiste una specie di antisovrano che si oppone, che non si fa vedere, che si nasconde, che però condiziona la vita dei popoli e dei singoli. Allora, dal punto di vista giuridico, perché quando tutto è finito si corre al giudice, dal punto di vista giuridico è importante innanzitutto sapere, conoscere il contesto nel quale avviene questa sistematica distruzione della nostra madre terra. Contesto economico, finanziario, intendo dire, poiché Papa Francesco ha lanciato pietre molto dure contro la speculazione finanziaria, contro la finanza, contro il consumismo, io credo che non possiamo esimerci dall'alzare anche noi la voce su questi aspetti che di solito vengono taciuti. Questo convegno, secondo me, ha bisogno alla fine che emergano anche delle verità che persone un po' indifferenti, come direbbe Gramsci, ma odio gli indifferenti, magari preferirebbero tacere. Questa sera con me non si tacerà. Il secondo aspetto è capire come, oltre al sistema economico-finanziario, che a mio avviso risulta deviato, si è deviato anche l'ordinamento giuridico. A causa di un asservimento della politica alla finanza, in base al fatto che molte leggi, moltissime leggi che sono state emanate, guardate, non da adesso, adesso è avuto una intensificazione incredibile, ma se voi pensate che la privatizzazione delle banche è stata fatta nel 1990, capite che il discorso contro gli interessi collettivi viene da lontano. Quindi voglio essere molto conciso e molto breve, ma voglio mettere a fuoco innanzitutto qual è il contesto economico-finanziario in cui ci troviamo nel mondo e in Europa e qual è l'ordinamento giuridico italiano che deve emergere pulito e lavato da tutte queste leggi costituzionali. Quindi voglio dire qual è l'ordinamento giuridico costituzionale di cui noi disponiamo e che dà a noi la forza, perché guardate, vi dico subito, la Costituzione dà non solo la rappresentanza ai pubblici poteri, il potere di rappresentanza, il potere di decidere, ma dà un potere di decisione, di esercizio della rappresentanza anche direttamente al popolo, cioè a noi. Quindi io credo che questo accenno alla partecipazione del popolo sovrano sia una cosa molto interessante e sarà la conclusione di questo discorso. Uno sguardo rapido su quello che è il sistema economico-finanziario. Una volta esisteva l'economia dello scambio, ti do un bene in cambio di un altro bene. Dopo il 1971, cioè dopo che Nixon, vista la grande quantità di dollari, dei biglietti verdi stampati, si rese conto che l'oro di Fort Knox non sarebbe riuscito a convertire in oro il dollaro, stabilì che anche il dollaro, come le altre divise del mondo occidentale, non fosse più convertibile in oro. Da quel momento l'economia dello scambio ha cambiato natura, è diventata teoria della concorrenza, vince il più forte, vince chi ha più diritti di credito, quindi si va allo scontro, quindi emerge una vecchia teoria che era stata battuta da Keynes negli anni 30, che è quella del neoliberismo, Heineken, la scuola svizzera, la scuola austriaca, eccetera, e questa con l'ordoliberismo prende piede e oggi ci troviamo nelle condizioni difficili in cui veramente l'interesse generale, l'interesse di tutti viene calpestato. E questa politica neoliberista non esita a dare colpi forti, a mirare proprio alla decomposizione degli stati nazionali. In questa sede è emerso più volte negli interventi che si sono succeduti la necessità di tornare al proprio territorio, la necessità che i contadini non vengano espropriati dei loro terreni, la necessità che le multinazionali non si appropriano dei territori delle altre nazioni e non sfruttino in modo perverso queste
povere popolazioni, perché le multinazionali arrivano, comprano, per un po' assumono anche, poi lasciano tutto e vanno via, e quella povera popolazione che viveva di pesca o di agricoltura si trova senza pesca e senza agricoltura. Quindi questo nuovo sistema, lo dico in modo molto diretto e molto semplice, mentre una volta scambiava beni reali con beni reali, adesso crea beni fittizi, cioè con un gioco di fictio iuris, crea dei beni fittizi comprando debiti a costo scontato e rimettendo in circolazione i cosiddetti prodotti finanziari. Quindi la finanza si autofinanzia con l'inganno, cioè a dire crea dei prodotti finanziari, che sono i derivati, le cartolarizzazioni dei crediti, le cartolarizzazioni degli immobili pubblici da vendere, i project bond e così via dicendo, tutti elementi cartolari che sono fondati sul gioco e sulla scommessa. Quindi non più il percorso, questo è essenziale, il percorso finanza, investimento produttivo, quindi prodotto e occupazione, finanza, ma il percorso diretto finanza-finanza. Cioè dire la finanza non assolve più al suo compito tradizionale, che era quello di investire, di produrre, di dare occupazione, ma cerca di arricchirsi il più possibile, perché l'obiettivo massimo del neoliberismo economico è l'accentramento della ricchezza nelle mani dei pochi, cosa che è contrario ovviamente alla nostra Costituzione. L'accentramento della ricchezza nelle mani dei pochi avviene proprio mediante il percorso finanza-finanza, perché lo speculatore finanziario, anziché investire in attività produttive, investe in prodotti finanziari, e i prodotti finanziari sono quelli che ho elencato, non c'è tempo di spiegarli, ma comunque sono dei diritti di credito che sono il rovescio del debito. Compro il debito, però faccio valere il diritto di credito, e se il debitore non paga io mi prendo i suoi beni, oppure lo costringo a vendere, e il sistema è stato scogitato. E in Italia ha avuto una forte applicazione, sono le privatizzazioni. Le privatizzazioni sono il nemico micidiale di ogni popolo, perché privatizzare, cioè rendere un'industria, un'azienda da pubblica, cioè appartenente all'intera comunità, e darla a un privato, noi stiamo vedendo del bene l'Italia, adesso in Italia non c'è più niente, e darla a un privato, quindi è stata micidiale quella privatizzazione dell'Enel, mi pare che risalga al 93. Anzi, a questo proposito devo dire che il signore mi fa venire in mente che c'è stato un momento veramente proditorio da parte dei nostri governanti. Il 2 giugno 1992, giorno della festa della Repubblica, ancorò a Civitavecchia il panfilo della regina Elisabetta, Britannia, che portava a bordo più di 100 finanzieri britannici. Salirono a bordo, non faccio nomi, politici, presidenti di enti pubblici, eccetera, e lì si decise la privatizzazione in Italia. C'era stato già chi aveva pensato a privatizzare le banche, noi avevamo le banche pubbliche, le banche di interesse pubblico furono privatizzate nel 1990, anche la Banca d'Italia ne è risultata privatizzata, perché oggi la Banca d'Italia è formata da 50 banche private, cioè l'organo italiano che dovrebbe difendere la nostra divisa è formata da privati. E da privati, guardate, è formata anche quella che noi chiamiamo l'Europa. Quando noi diciamo l'Europa, noi diciamo soltanto 18 banche della BCE, e poi a fianco all'Europa si schiera il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale è formato da 12 banche private, con a capo la Rothschild e la Goldman Sachs. E loro, insieme alla Commissione che non conta niente, fanno la troica che ci impone i sacrifici, l'austerity, cosiddetta l'austerity, per diminuire il debito.
Ma guardate, qui si fa una confusione tra la microeconomia e la macroeconomia. Se una famiglia ha un debito, limita i consumi e paga il debito. Ma questo non si può dire per una nazione. In una nazione ciò che conta è il rapporto debito-PIL. E se io dico alla nazione di non investire in attività produttive, ma di accantonare le risorse perché deve pagare il debito, io gli faccio aumentare il debito. Quindi c'è un inganno di fondo e noi siamo condannati a morte per questo inganno di fondo. E in questo prende una posizione molto negativa la Germania, la quale ha violato tutte le norme, non ha pagato i danni di guerra. E i danni di guerra erano 23 miliardi nel 1953, che furono ridotti a 1,5 miliardi in 30 anni. Alla fine dei 30 anni, Kohl non volle fare la rivoluzione, l'Italia e la Grecia dissero va bene, non facciamo la rivoluzione. E alla fine del 2010, sapete quanto ha speso, ha pagato... La Germania ha pagato 69 milioni di euro, quanto serve per comprarsi 20 appartamenti al centro di Roma, con tutte le distruzioni che ha fatto. Ha aiutato con una banca pubblica, e continua a farlo, KfW, che fu fatta dal piano Marshall, tutte le imprese tedesche continuano a essere pagate. Quindi ha violato gli aiuti di Stato, per 4 anni consecutivi ha violato i limiti di Maastricht. Ha nascosto il suo avanzo commerciale, che in base ai trattati, dopo 3 anni, non possono superare il 6%, mentre questo sta al 60%. Si è fatta poi con la Corte Costituzionale una legge, una sentenza, secondo la quale la Germania non è esente da tutti gli obblighi del fiscal compact. Mentre invece il fiscal compact dobbiamo osservarlo noi, come dobbiamo osservare il patto di stabilità. Quindi in Europa, grazie alla moneta unica poi, che in realtà significa cambio fisso, grazie alla moneta unica, noi veramente siamo in una posizione dalla quale non potremo mai uscire, rebus sic stantibus, perché c'è una posizione dominante della Germania, siamo tenuti a sottostare a questa politica che viene imposta. Abbiamo visto anche a proposito ha messo in evidenza come 19 no ci sono stati in Europa nella votazione sugli OGM, no? Poi dopo si è aggiustata la questione, la maggior parte dei popoli europei non li vuole, ma insomma la pressione delle multinazionali si fa sentire forte anche in Europa. Noi dobbiamo tenere presente che il nostro vero nemico è questo antisovrano nascosto che dirige, tiene in mano il nostro destino, la nostra vita, perché nel mercato, nel libero mercato, che si determina il livello dei prezzi e il livello dei tassi di interesse. Guardate che il nostro debito è tutto dovuto ai tassi di interesse, o anche le percentuali, non ve le dico se lo perdo troppo tempo, ma fatto questo quadro globale ed europeo, e bisogna sottolineare che la politica italiana, specie quella degli ultimi 20 anni, compreso questo del governo Renzi, è una politica italiana che ci porta al disastro finale, ci porta all'entropia e alla morte. Si avanza la devastazione ambientale, si costruiscono autostrade che non servono, si leva il principio del silenzio assenso, cioè si estende il principio del silenzio assenso anche alle zone vincolate. Si sottopongono le sovrintendenze ai prefetti in modo che la decisione non sia di una magistratura libera ma di un potere politico che dipende dal centro. Insomma, si va avanti e tutte le norme che sono state poste vanno in direzione contraria agli interessi generali. L'unica forza nostra risiede oggi in quel pezzo di Costituzione che è ancora in piedi. E guardate che l'ultima riforma del Senato è pericolosissima perché praticamente abroga l'articolo 138 della Costituzione. La nostra Repubblica, la nostra Costituzione non è più rigida, ma è una Costituzione quasi, quasi flessibile. Perché la doppia lettura, cioè la remora che viene posta dal 138 per mantenere ferma la Costituzione e l'osservanza dei principi costituzionali, un conto è se ci sono due camere di pari dignità che hanno pari peso e con un esame ripetuto 2 volte possono dare una risposta oculata. Un altro discorso invece se esiste solo la Camera competente in tutto e un Senato formato da 15
da 15 sindaci e il resto tutti i consiglieri regionali, perché anche il modo di eleggere il senatore è diverso. Se io cittadino, se devo eleggere un senatore, io penso naturalmente a una Camera alta, ma se devo eleggere un sindaco o un consigliere regionale, io penso al consiglio. Non può esserci un duplice aspetto per cui io voto la stessa persona nello stesso tempo, è per il consiglio regionale, è per il comune, è per il senato. Siamo in una situazione veramente difficile, però vi dico, in Costituzione, quella fatta bene, quella seria, quella Costituzione seria prevede che non ci sia, che il potere pubblico non sia un appannaggio esclusivo delle pubbliche istituzioni, ma sia anche abbia anche un contropotere della volontà del popolo. E il contropotere della volontà del popolo sta nel diritto di partecipazione, che è sancito solennemente dall'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale i lavoratori, la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli e a consentire che i lavoratori possano far valere il loro parere nell'organizzazione della vita economica, politica e sociale del Paese, articolo 3 della Costituzione, secondo comma. Poi, a proposito delle industrie che aderiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, è bene che la direzione sia data a enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti, ma soprattutto è importante l'articolo 118, che vorrei che si stampasse bene nelle nostre orecchie. L'articolo 118, tra le varie cose sballate del titolo quinto, dice invece una cosa essenziale: i cittadini, singoli o associati, possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà. Questa è una norma molto importante che, come dire, legittima soprattutto l'azione popolare da parte dei singoli. Qual è la posizione, quali sono gli aspetti della partecipazione? Dico solo questo e concludo. La partecipazione si ha a tre livelli. A livello legislativo, lo sanno quasi tutti: referendum abrogativo e referendum costituzionale o confermativo, forse più precisamente si dice, proposta di legge popolare, e forse, Giuseppe, potremmo proporre una legge popolare e magari trovare anche un Parlamento che ci fa da sponda con un'altra legge parlamentare. Potremmo fare una cosa del genere. Terza cosa, c'è la possibilità di, questo cito la famosa 241 del 1990, i portatori di interessi diffusi. Una volta si parlava di interessi diffusi, erano le mode, adesso si parla di beni comuni. In realtà i beni comuni ci sono sempre stati, e io ho scritto un libro intitolato Il territorio, beni comuni degli italiani, proprio per dire che tutto appartiene a tutti e che la proprietà privata è qualcosa che viene dopo. E noi possiamo agire anche sul piano giudiziario per far valere gli interessi comuni. Devo fare solo due precise stazioni di fondo e veramente ho finito. Noi, in poche parole, dobbiamo agire su due fronti. Da un lato dobbiamo riaffermare, ma questo mi viene forte proprio da quello che ho sentito stasera, riaffermare lo Stato sociale di diritto, lo Stato comunità che è imposto dalla Costituzione, perché c'è necessità di difendere il nostro popolo e di difendere il nostro territorio, perché ci sia nell'unità mondiale, non solo europea, ma anche mondiale, ci sia la varietà delle caratteristiche proprie dei singoli popoli e delle singole territori. Se i contadini sono espulsi, vedete i danni che ci fanno le multinazionali. Vedete la biodiversità come ne soffre. Invece noi dobbiamo mantenere, perché l'unione universale deve essere un'unione di famiglie, come dice Papa Francesco. La patria, la nazione è una famiglia allargata e tutto il mondo deve essere vista come una famiglia allargata. Quindi non, come dire, oppressi dall'esterno. Potrebbe sembrare utopico questo, ma io so che tante volte l'elogio dell'utopia ha la sua importanza. Secondo aspetto che voglio dire, e qui davvero lascio la parola, è che è andato diffondendosi nell'immaginario collettivo l'idea che l'unica forma di appartenenza sia il diritto di proprietà privata. Con questo immaginario collettivo noi facciamo un enorme favore alle multinazionali, alle banche,
perché il diritto di proprietà privata è lo strumento di cui il terribile diritto di proprietà privata di Cesare Beccaria, ripreso poi da Rodotà, il terribile diritto di proprietà privata è lo strumento legale con il quale l'egoismo si afferma, è la maschera legale dell'egoismo, l'egoismo con il quale combatte Papa Francesco nell'enciclica che ha dato sì, con la sua attenzione verso i poveri, con la sua attenzione verso i sofferenti, verso chi ha meno, eccetera. E noi dobbiamo tenere presente che anche qui abbiamo uno scudo fortissimo che è quello della nostra Costituzione Repubblicana. Basta leggere l'articolo 41, primo comma, e l'articolo 42, secondo comma. L'articolo 41, primo comma, dice: la proprietà è pubblica e privata. I beni economici appartengono allo Stato o a enti privati. Che significa la proprietà pubblica? Proprietà del popolo. Proprietà del popolo. Poi c'è un altro tipo di appartenenza, che è la proprietà privata. La proprietà del popolo è fuori commercio, non entra in commercio, tant'è vero che poi si parla dopo dei beni che sono in commercio, i beni economici sono in commercio, la proprietà del popolo sono fuori commercio, anche se lo sciagurato decreto legislativo numero 85 del 2010, firmato per Berlusconi Bossi, dice che i demani idrico, marittimo, culturale e minerario sono alienabili. Ha distrutto con un tratto di penna, e nessuno se ne è accorto, una millenaria concezione dei demani, perché dire demanio significa che il bene è inalienabile, inusucapibile e inespropriabile. Quindi anche quella legge deve cadere, perché un decreto legislativo deve cadere, perché è una legge altamente incostituzionale. E l'articolo a questo proposito, cioè il fatto che prevale l'interesse pubblico, è da ricordare per inciso anche l'articolo 41, perché l'articolo 41 dice che l'iniziativa economica privata, cioè proprio quella delle multinazionali, è libera, ma non può essere in contrasto con l'utilità sociale o recare danno alla sicurezza, guarda un po', la sicurezza alimentare, la sicurezza sanitaria, eccetera, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi vedete che il 42 è legatissimo al 41. Il 41, dopo aver detto che esiste la proprietà del popolo e poi una proprietà di diritto privato che può appartenere, cioè i beni commerciali, che può appartenere allo Stato, a enti o a privati, questo è una cosa importante, poi dice, questa è la mia conclusione, la legge, cioè la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che nel termine modello acquisto di riduttivo di menti e limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Voi ditemi un po' se le multinazionali assicurano la funzione sociale, se un'impresa italiana se ne va in America, se ne va in licenza agli operai, se ne va in Olanda e paga le tasse in Inghilterra, se questo ha la funzione sociale. Guardate, c'è il logico contrapposto di questa affermazione. Riconosce e garantisce alla Repubblica la proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. E se la funzione sociale è violata, non è osservata, che succede? Non c'è più riconoscimento e garanzia, perché è solo a quello scopo che è tutelata la legge, manca e nemmeno la tutela giuridica. Quindi abbiamo tutte le armi per far valere la nostra forza di uomini contro coloro che vadono solo all'arricchimento, alle cose, al profitto senza confini, calpestando la dignità, la sicurezza e la dignità dell'uomo.